di difesa, che secondo me è il lavoro principale che va fatto, che mette insieme la difesa della popolazione civile e la difesa di una nazione aggredita senza il rischio di escalation che possono preoccupare. Dopodiché, sempre per tornare al vertice, è stato ribadito insomma, l'impegno a aiutare la sicurezza dei nostri alleati del fianco sud. Come lei sa, l'Italia è la seconda nazione di tutta l'alleanza per numero di uomini che partecipano e per presenza alle missioni e alle operazioni dell'alleanza. Lo dico anche per dire che il contributo degli alleati all'alleanza va valutato nella sua totalità. Chiaramente noi continuiamo a mantenere l'impegno preso 10 anni fa, mantenuto da tutti i governi, di arrivare al 2%, incrementiamo compatibilmente con le nostre possibilità, però è importante anche ricordare l'impegno italiano in termini di uomini. Ed è importante ricordarlo anche perché mentre noi contribuiamo alla sicurezza dei nostri alleati sul fianco est, non possiamo essere lasciati da soli sul fianco sud. E qui arriva la parte diciamo che mi soddisfa di più dei risultati di questo vertice, perché noi come Italia ci siamo concentrati molto sulla necessità di diciamo così, iniziare una nuova fase nell'attenzione al fianco sud dell'alleanza. E questa presa di coscienza c'è nelle conclusioni del vertice, con un pacchetto di misure, con l'indicazione di un inviato del segretario generale per il Sud, ruolo per il quale l'Italia intende presentare ovviamente